Il bentornato negli studi di Tempo Radio, ora va al titolare della Elax Viaggi di Castiglione delle Stiviere, di nuovo con noi Sabrina Zorzi, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Ascoltatori sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordiamo le coordinate per interagire con noi, il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, il 338 17 19 105, per telefonarci fatelo 0376 63 17 09, l'indirizzo mail è diretta@temporadio.it e poi vi invitiamo sempre a usare anche la messaggeria di Facebook al quale è applicato YouTube, cioè ci potete seguire direttamente e ci potete anche scrivere, cercate il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Se volete seguirci su YouTube fate pure, insomma lì dovete cercare Tempo Radio Live 9 marzo, oggi, domani 10 marzo, così via. Allora, dunque, bentornata. Oggi è anche San Luigi. Oggi è anche San Luigi, buona festa di San Luigi, giustamente, a tutti voi cittadini di Castiglione delle Stiviere, obiettivamente, è vero, giusto. Allora, dunque, cominciamo col parlare, ricordiamo che non è più in via Ordanina, ma si è trasferita. Siamo in piazza Guadalò, al numero 23, oltretutto andiamo solo su appuntamento, quindi consiglio a tutti di chiamare allo 0376 636798 oppure mandare un messaggio o con WhatsApp o un messaggio normale al 348 25 20 871. Andiamo su appuntamento, abbiamo fatto questa scelta da quest'anno proprio perché il trasloco è stato fatto il 15 di gennaio, questo per dare maggiore riservatezza a chi appunto ci viene a trovare e per dedicare tutto il tempo necessario per la loro vacanza, perché comunque prenotare una vacanza ha sempre bisogno di molta attenzione, quindi abbiamo fatto questa scelta, sta funzionando molto bene, piace molto e quindi insomma chiamateci, ma c'è anche la possibilità poi di andare anche sul sito www.eluxviaggi.com per poter fissare l'appuntamento anche dal nostro calendario che trovate sul sito. Comunque si legge la targa, è tra la banca e il bar, tanto per intenderci, lo vedete, Elux Viaggi, quindi è scritto Elux Viaggi, quindi giustamente no, diamo le indicazioni. Allora, parliamo in croato? Presto? Presto sì, anche perché sono appena tornata appunto dalla Croazia, noi adesso abbiamo appunto questa importantissima collaborazione con i dentisti della Croazia, io ho 20 anni personalmente che li conosco e che diciamo gli faccio mettere dietro le mani anche su me stessa, quindi assolutamente, ma c'è un'importante novità, il 13 aprile alla mattina saranno a Castiglione delle Stiviere, quindi per chi è curioso di vedere come lavorano, di avere un preventivo, mi chiami ai numeri che appunto abbiamo dato prima per fissare l'appuntamento, perché la dentista e titolare dello studio insieme ai suoi collaboratori appunto saranno a Castiglione una volta al mese e la prima data appunto è il 13 di aprile, quindi prendete appuntamento, sarà solo il mattino, mercoledì, è un mercoledì appunto, quindi... Esatto, questo lo diamo come dato adesso, l'avevo sentito da un famosissimo giornalista della televisione pubblica un anno fa più o meno, che aveva raccontato appunto delle differenze di prezzi in Europa, cioè in Italia c'è un minimo per un'otturazione di 120 euro o qualcosa del genere, a Parigi 40 euro, tre sedute. In Croazia 30. Ecco, cioè ecco. Per cui obiettivamente... Ma cioè, voglio dire, è dovuto a un discorso anche di insomma, entriamo... Stato, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, alla fine quelli che sono i prodotti, i macchinari, gli studi sono molto all'avanguardia. Tutti i clienti che sono venuti fino adesso, ne abbiamo portati veramente tanti, tutti hanno potuto vedere questa cosa. È una questione proprio di stato, ecco, diciamo che i prezzi cambiano proprio per quel motivo lì, nessun altro motivo, insomma. Quindi preparate carta e penna perché poi ridaremo il numero di telefono, ovviamente il 13 aprile, allora sono qua, quindi non occorre andare in Croazia, ma questa volta sono loro che vengono da noi. Chiedo la cortesia appunto di chiamarmi per prendere appuntamento, perché insomma già abbiamo l'agenda abbastanza piena. Quindi. Dunque, col peggioramento del tempo, so che c'è bisogno insomma d'acqua perché abbiamo avuto siccità eccetera, però col peggioramento del tempo io ieri stavo sognando di camminare sulla promenade,
a Nizza. Avete qualche cosa? Eh sì. Il 30 aprile e 1 maggio faremo appunto Nizza e Monte Carlo. Allora, io adesso Paolo darò tutto l'elenco di quelli che sono i viaggi di gruppo che facciamo appunto tra aprile, maggio e giugno. Ma perché entro questo mese, entro fine marzo, vanno a scadere, quindi è importantissimo per chi fosse interessato a questa lista che adesso diamo di gruppi, di chiamarci, prendere appuntamento o di chiamarci e dare la propria conferma di partecipazione, perché basta anche solo appunto una telefonata per la conferma di partecipazione, perché in effetti poi gli impegni che abbiamo verso gli alberghi, verso le guide, verso i ristoranti vanno a scadere, quindi poi può cambiare completamente il prezzo e va in aumento, ma in diminuzione. Quindi ecco, adesso partiamo proprio con questa lista. 30 aprile e 1 maggio siamo appunto a Nizza Monte Carlo, ci sono rimasti solo 15 posti disponibili, faremo le visite guidate con una guida locale, faremo i pranzi in ristorante e la mezza pensione, quindi colazione e cena in hotel. Questo ha un costo di 265 euro. Il 16-17 aprile abbiamo un weekend spettacolare a Firenze, dove Firenze avremo anche lì visita guidata con guida del posto che ci accompagna e per il centro storico di Firenze ci spiega appunto tutta la storia. Anche qua faremo un pranzo in ristorante e colazione e cena in albergo 4 stelle in pieno centro a 199 euro. Ecco, magari non lo ripeterò per tutti i gruppi, ma noi andiamo sempre a scegliere 4 stelle in pieno centro nelle località di riferimento che appunto facciamo. Questo per dar modo anche di essere liberi a chi partecipa a questi gruppi di magari uscire alla sera, farsi una passeggiata o anche, perché no, andarsi a bere qualcosa in completa autonomia senza aver bisogno del pullman o di spostarsi magari con altri mezzi. Dal 13 al 15 maggio abbiamo tramite il nostro collega e socio che ci fa i trasporti un Padre Pio, è già un gruppo precostituito, 13-15 maggio appunto Padre Pio a 260 euro. Poi abbiamo 12-15 maggio la nostra campagna con la Costiera Amalfitana, anche qui visita guidata di Napoli, visita guidata della Costiera Amalfitana, quindi con guida locale, anche qui tutti i pranzi ristoranti, colazione e cena in albergo 4 stelle, abbiamo la rimanenza di soli 10 posti ed è un prezzo di 425 euro. Dal 20 al 22 maggio andremo a Vienna, anche qui sempre con la guida locale parlante italiano che ci spiega tutto quello che è Vienna, anche qui pranzo e ristorante, colazione e cena, insomma per tutti i nostri gruppi abbiamo sempre la pensione completa con il pranzo e il ristorante. Qui sono rimasti 18 posti, sono 315 euro. Poi abbiamo 12 giugno una gita in giornata alle isole Borromea a 79 euro con anche la barca che ci porta sulle tre isole. Il 19 giugno facciamo l'acquario di Genova a 69 euro, anche qua col pranzo incluso e l'entrata all'acquario. Abbiamo poi che è in scadenza insieme a tutti questi in questo mese di marzo un 22-26 giugno di New York. Sono rimasti solo 6 posti. New York vi accompagno direttamente io. All'interno di questo diciamo programma c'è già la City Card per entrare in molte attrazioni, abbiamo la crocerina per arrivare sotto la Statua della Libertà, abbiamo già il biglietto anche per l'Empire State Building, ma oltretutto albergo centralissimo perché siamo attaccati a Times Square e quindi voglio dire assolutamente anche lì poi c'è la libertà che uno se vuole appunto uscire, farsi una passeggiata da solo anche vicino appunto al parco, assolutamente può andare da solo. Ecco, ripeto, questa è un'offerta che sta per scadere questo mese, ma perché? Perché i voli aumentano, quindi qua abbiamo un volo Emirates, volo diretto, oltretutto l'aereo è quello nuovissimo dell'Emirates e quindi si viaggia benissimo, quindi tutti i trasferimenti in arrivo quando arriviamo a New York ci accompagnano in albergo, quindi assolutamente è da sono gli ultimi 6 posti, quindi è da prenotare quanto prima, ma per chi prenota appunto entro questo mese, allora io dico entro il 15 marzo, sforo anche andare al 20, perché
io vi regalo quello che è la cena al The View, che è il ristorante, quello panoramico che ruota a 360 gradi sulla città di New York. E questo è un omaggio che faccio a chi appunto prenota entro il 20 di marzo. Quindi cena al The View. Poi dopo abbiamo comunque anche altri gruppi su luglio, su settembre. Saltiamo solo quello che è il mese di agosto, però luglio, settembre, ottobre abbiamo tantissimi altri gruppi in Sicilia, Sardegna, quindi in Puglia. Quindi assolutamente quelli vanno a scadere un po' più avanti. Quello che presto attenzione oggi è proprio questi, perché vanno a scadere in questo mese di marzo, perché poi possono aumentare i prezzi. Quindi insomma, affrettatevi, chiamatemi. Ribadiamo, poi dopo diamo il numero di telefono ancora, ribadiamo questo concetto che mi è piaciuto molto. Scegliamo un albergo 4 stelle in pieno centro delle località scelte. Questo ribadito perché molti anni fa, non con la Helix, con un altro, per esempio, mi è capitato di andare a visitare Salisburgo e poi di sera ci portarono in albergo. Il problema era che l'albergo era in mezzo ai campi di patate, chilometri di campi di patate e basta. Sì, era un albergo bello, aveva anche il campo a tennis, però io volevo uscire. Cioè, sì, no, ma infatti per quello che facciamo sempre una scelta attenta per queste cose, ma perché io personalmente non voglio avere l'obbligo di essere impegnata, esatto. Che magari mi viene voglia di andarmi a fare una passeggiata e devo magari chiedere un taxi o esatto. Chiedere all'autista del mio pullman di dire portaci tutti, riportiamoci tutti in centro. No, voglio essere io stessa, voglio essere libera di fare quello che voglio, quindi assolutamente scegliamo sempre, anche perché giusto, visto che poi li accompagno assolutamente come piace a me, voglio che piaccia anche agli altri, ecco, insomma. Giustamente, quindi è un concetto estremamente importante. Preparate carta e penna, perché tra poco diamo ancora il numero di telefono della Helix Viaggi di Castiglione delle Stiviere. Ci fermiamo un attimino con Sabrina Zorzi, ci troviamo tra un paio di minuti. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stiamo dialogando con Sabrina Zorzi della Helix Viaggi, scritto E-Lux Viaggi di Castiglione delle Stiviere. Mare di messaggi, c'era per esempio un messaggio sul quale possiamo soffermarci, anche un messaggio WhatsApp che è arrivato da me, dove è questo? Sabri, bella tutta. Grazie. Da parte grazie di Roberta. Ecco, grazie Roby. Allora, dunque, poi vediamo un attimino, visto che ne abbiamo appena parlato, lo teniamo appunto questo che è ancora caldo. Volevo andare, dunque, promozioni Sicilia per Pasqua. Sì, ce ne sono, c'è veramente, ci sono tantissime offerte, Sicilia, Sardegna, proprio prima di venire qua ho fatto appunto una prenotazione con veramente, che tra l'altro ho fatto il calcolo così al cliente, perché abbiamo fatto un calcolo diviso i giorni che sta via, ma già compreso con il volo, la mezza pensione e i trasferimenti. Gli ho detto, ma con 69 euro al giorno, compreso il volo, i trasferimenti e la mezza pensione, ma dove vai? In effetti, cioè, ci sono veramente delle ottime offerte. E consiglio anche di prenotare in anticipo, perché prenotare in anticipo, prenotare oggi per quello che è la vacanza estiva, vuol dire risparmiare tanto, perché ormai da un paio d'anni il last minute è deceduto, nel senso che proprio non c'è più l'offerta conveniente aspettare l'ultimo minuto, no, perché chi aspetta l'ultimo minuto trova quello che ormai è stato invenduto, ma al prezzo pieno. Quindi prenota in anticipo e veramente hai dei fortissimi sconti. Oltretutto, oltre ad avere i prezzi migliori, se ci ripensi, quest'anno alcuni operatori cosa hanno fatto? Se ci ripensi puoi cambiare idea, 8 giorni prima della partenza, cambi idea e con la formula salva vacanza, senza perdere nulla di quello che già tu hai acquistato, quindi dei soldi che in teoria appunto vai a spendere, non perdi nulla, non hai nessuna penale e puoi cambiare idea fino a 8 giorni prima della partenza. Ho deciso, oggi prenoto, facciamo un esempio, no? Minorca. Ma arrivo alla settimana prima di partire a luglio e dico, ma no, quasi quasi Sabrina voglio andare in Grecia. Perfetto, cambiamo quello che è la destinazione senza andare a perdere nulla di quello che era il pacchetto originario, quindi nessuna quota aggiuntiva di penale o altro. Quindi è un'ottima, voglio dire,
formula per poter prenotare in tutta tranquillità, veramente. Certo. Allora, volevo andare in Grecia perché mi hanno detto che si risparmia, questo è un altro messaggio. Sì, difatti abbiamo anche delle offerte. A me piace tantissimo Zante perché è veramente una bellissima isola. Ci sono offerte a partire da 440 euro. Difatti poi faremo l'elenco di qualcosina per l'estate. Comunque Zante da 440 euro, quindi col volo da Verona. Benissimo. Dunque, c'era un messaggio di... Eccolo qua. Michele dice spesso di prenotare, ma con quanto anticipo? Voglio dire, anche fino a 90 o 120 giorni prima, perché comunque c'è anche le offerte a 60 giorni prima, ma è ovvio che chi arriva prima ha veramente dei sconti fortissimi e, ripeto, come abbiamo detto adesso, non perde nulla. Io ho fatto avevamo una promozione che scadeva a fine febbraio, che l'abbiamo detta anche l'altra volta, c'era l'Italia, che chi prenotava in Italia il soggiorno era scontato del 50%. Abbiamo avuto tantissime richieste, certo. E i clienti in effetti ne sono stati contentissimi, certo. Quindi certo. Allora, poi c'è Mara che chiede se per andare in Brasile servono vaccinazioni ed eventualmente chi le fa. Non servono vaccinazioni, io personalmente ci sono già stata 5 volte e quindi, cioè, comunque se, per qualsiasi paese, se si devono fare delle vaccinazioni c'è l'ASL o comunque il dottore di riferimento. Certo. Allora, c'è un lungo messaggio, vediamo, di Luis, dice: ho aperto un mercato di vini col Giappone, mi può aiutare nei viaggi, punto di domanda, quindi anche viaggi di lavoro. Posso avere un interprete e vorrei imparare il giapponese, mi può dare un aiuto nel trovare una scuola addirittura, o un insegnante? Allora, per quanto riguarda i viaggi, assolutamente li possiamo aiutare. Oltretutto sul nostro sito avevamo anche messo qualche idea di viaggio sul Giappone, ma comunque se ha bisogno anche del solo volo, di quello che è il visto, di qualsiasi altra cosa, assolutamente noi facciamo anche business travel, perché abbiamo tra i nostri clienti anche importanti aziende di Castiglione, non solo, quindi assolutamente si può. Per quanto riguarda il discorso dello studio del giapponese, so che ci sono qualche scuola qua nei limitrofi che sta iniziando anche con questo tipo di insegnamento, quindi possiamo informarci. Certo. Allora, stavo guardando a proposito di Minorca e Maiorca, tra l'altro allora c'è un'offerta in luglio, bellissima. Sì, perché abbiamo Minorca in all inclusive, villaggio italiano con assistenza e animazione italiana a partire da 399 euro, così anche Maiorca. Maiorca abbiamo sempre un'offerta a partire da 399 euro. Ma abbiamo anche la nostra Sardegna con traghetto offertissima, perché il traghetto comunque è veramente super scontato o addirittura in alcuni casi gratuito. E se tra l'altro andate anche sul sito www.eluxviaggi.com, noi parliamo proprio di queste offerte e parliamo appunto della nostra Sardegna. Abbiamo offerte da 440 euro compreso il traghetto. Oltre al fatto che comunque sul nostro sito puoi trovare tutti i nostri viaggi di gruppo, quindi basta cliccare sul bottone viaggi di gruppo e lì vengono fuori appunto tutti quelli che andiamo a fare. C'è il bottone anche per cerca la tua vacanza, dove chi vuol far da sé può andare sul sito eluxviaggi.com e lì cercare la propria vacanza, inserire i dati, le date, quanti giorni, e c'è tutta la lista di tutto il mondo per farsi magari il pacchetto su misura, che poi magari aiuteremo a perfezionare, perché bisogna sempre andare a controllare, stare attenti alle assicurazioni, ai visti, quindi mi raccomando. Oltre al fatto che noi sul nostro sito andiamo anche a dare le idee di viaggio, difatti l'altro giorno abbiamo parlato dell'Indonesia, stamattina delle Mauritius, quindi trovate molte idee di viaggio, molte belle cose sul nostro sito, oltre al fatto che c'è appunto anche il calendario prendi appuntamento. Benissimo. C'è eventualmente invece, per chi preferisce affidarsi agli esperti, lo faccio per te? Certo. Ancora? C'è ancora. Infatti noi lì prendi un'idea di quello che magari uno se lo vuole costruire, poi può mandarci un'email e facciamo il controllo e addirittura andiamo a controllare in effetti anche che il prezzo sia corretto o magari andiamo appunto a migliorarlo, perché solitamente siamo qua per migliorare i prezzi, non per peggiorarli. Allora, dunque, sentiamo Lorenza che dice: vorrei venire ma ho sempre paura per i miei figli che si ammalino, eccetera. Però ecco, a proposito di questo, uno dei motivi per cui rivolgersi alla Elax è proprio questo. Anche perché ci sono, allora, c'è sempre il discorso del...
dei medici comunque in alcuni villaggi presenti appunto nel villaggio, assolutamente, cioè facciamo sempre tutte le assicurazioni possibili e immaginabili, quindi assolutamente non c'è problema. Allora, dunque c'è Claudio che dice auguri per la festa della donna, ciao, possiamo fare un viaggio insieme? Beh, certo, abbiamo tutti i viaggi di gruppo, tra l'altro tutti i miei viaggi di gruppo io li accompagno personalmente, quindi io ci sono sempre. Benissimo, quindi Claudio, la risposta è sì. Luca invece chiede, vorrei visitare da sempre l'Argentina, come fa i viaggi a New York, non ne può fare a Buenos Aires? Ma ci penseremo per il 2017, perché la programmazione di tutto quest'anno è già piena, perché ripeto, se, oltretutto magari per chi fosse interessato a conoscere tutta la nostra programmazione abbiamo anche proprio il volantino, quindi oltre a essere distribuito un po' in tutti i commercianti di Castiglione e limitrofi, comunque ce l'abbiamo anche in sede, quindi magari per chi fosse interessato venga appunto a ritirarlo. Magari ci pensiamo per il 2017, perché può essere interessante da visitare, ma anche per magari inserirci qualcosa di ballo, perché no? Dunque qua c'è un messaggio a dir poco ermetico, dice troppa paura, presumo potrebbe riguardare magari la paura del volo, tra l'altro è... so che la Alex si occupa anche poi di, diciamo che sì, ci occupiamo anche di corsi di questo tipo sulle paure, su quello che può essere la paura di volare, la paura di insomma tante cose, oltre al fatto che di fatto io da giovedì a domenica adesso sarò in un corso di 4 giorni veramente tosto, proprio per andare anche a lavorare su queste cose. Io ho in un viaggio mi ricordo che su Barcellona una ragazza proprio che andava in crisi di panico sul volo, sono stata vicino a lei, abbiamo fatto questo trattamento, dico, mi viene da sorridere perché poi al ritorno ad esempio invece continuava a ridere, perché ormai gli era piaciuto talmente tanto, anche probabilmente come avevamo lavorato all'andata, che cioè, e in effetti poi si è trovata tranquilla e adesso viaggia, non ha più problemi di questo tipo, quindi insomma possiamo anche lavorare su queste cose. Però a parte questo è importante rivolgersi agli esperti, perché faccio un esempio, la prima volta che andai in Inghilterra, no, via terra, quindi col traghetto, vidi 3/4 dei passeggeri che stavano male, c'era il mare forza 2018. Vabbè, anch'io quando ho fatto tra l'altro il Rodi Kos, perché ero andata a visitare tutti gli alberghi di Rodi e di Kos in Grecia, in un mare agitatissimo, e infatti mi ritrovavo a correre tra un passeggero e l'altro con i sacchetti e a cercare di appunto tranquillizzarli e cercare di dargli dei punti fissi, esatto, per appunto fargli passare questa insomma questo malessere, diciamo. Ma poi esistono così dei trucchi, tipo sdraiarsi a pancia su e passa la nausea, per esempio. Sì, è un trucco semplice, o comunque però basta saperlo. Devi sempre fissare un punto dritto a te e comunque anche fare dei respiri profondi e ascoltare quello che è il proprio respiro, perché è molto importante, esatto, ti aiuta a calmarti. Esatto. Oltre a tutta una serie di altre tecniche. Insomma, rivolgiamoci a chi del viaggio ha fatto la propria professione. Passione. Siamo in chiusura, ringraziamo Sabrina Zorzi, titolare della Elax, ha scritto Elux Viaggi, di Castiglione delle Stiviere. Preparate carta e penna, abbiamo detto, adesso prendeteli perché diamo le coordinate per la Elax. Quindi ci trovate su www.eluxviaggi.com, ci trovate in piazza Ugo Dall'O al numero 23, quindi tra il Bar Sport e la Banca Popolare di Sondrio, quindi piena piazza, ci trovate allo 0376 636798, abbiamo anche l'email che è sabrina@eluxviaggi.com e per chi vuole mandare un WhatsApp 348 25 20 871. Grazie.